Casentinesi e a piedi siamo arrivati fino a qui alla Verna. Passando per le foreste casentinesi abbiamo fatto un bel tracciato immersi nella natura, nel silenzio, nella meditazione, guidati da un sacerdote che era la guida spirituale di questi ragazzi. Un'esperienza bellissima, togliere le scarpe e fare l'ultimo tratto in solitudine, in silenzio, camminare l'ultimo percorso della strada che porta a questo luogo, salire in completa solitudine, immersi nella natura, nei colori bellissimi di questi posti. Un'esperienza veramente indimenticabile. Molto isolato e questo aiuta molto la meditazione, aiuta l'immergersi nella natura in maniera molto tranquilla e con i ritmi della persona. Aiuta tantissimo stare in silenzio, immersi in luoghi con colori incantati, profumi del sottobosco. Ci sono tante e tante cose che aiutano molto l'immergersi nella meditazione e nella preghiera personale. Questo luogo è veramente incantevole e è proprio un grande aiuto per questo tipo di percorso. Siamo proprio vicino al presepe, quindi non possiamo non ricordare l'immagine di Francesco che crea per la prima volta il presepe. Mette in una grotta il San Giuseppe, la Madonna, il bue e l'asinello e crea questo ambiente magico. Speriamo un Natale bello, un Natale ricco di desideri buoni per le persone intorno a me, persone care, che regali un pochino anche di serenità alle persone che vivono tanta frenesia e tanta ansia. Qui mi portano degli amici che abitano in questa valle e che vengo a trovare volentieri. Mi porta la voglia di camminare e di ricominciare a camminare dopo un momento un po' difficile. Pensando di rimettere gli scarponi ai piedi, mi è venuto spontaneo scegliere questi luoghi. Ci sento qualcosa e sicuramente questi luoghi non, dove vengono costruiti dei monasteri, non sono mai luoghi come gli altri, insomma. E per una persona credente è facile individuare in questo, nella presenza di Dio, il fatto che questo posto si presti molto bene, ma anche una persona non credente può sicuramente sentire qualcosa che lo fa stare bene. È un luogo costruito, è un luogo di pietra lavorata su una pietra che non lo è. E con tutte le difficoltà che sicuramente ha comportato nei secoli, è una scelta di difficoltà che mi piace molto. Al di là della preghiera,
di sicuro una scelta di isolamento serve per riavvicinarsi a se stessi e alla fine anche agli altri, soprattutto agli altri. Il fatto di riuscire a portare attenzione alle cose semplici, al respiro, all'equilibrio dei passi uno dopo l'altro e ai dettagli, cosa che invece spesso si perde quando si cammina insieme ad altri. Il fatto di avere un grande rispetto e un senso di vicinanza e fratellanza un po' con tutte le forme di vita mi piace molto come approccio al mondo. Parli di bosco o di natura alle persone di città che magari non hanno mai messo gli scarponi ai piedi o quasi, e subito pensano ai pericoli che ci possono essere, e a maggior ragione quando dici che vai a camminare da solo. Subito, ma non hai paura? No, in realtà non c'è assolutamente motivo di avere paura. In realtà non esiste il lupo cattivo. Esistono solo persone cattive, e se ci si dà il tempo e il modo di scoprirlo, è veramente una cosa alla portata di chiunque.